Un saluto a tutti i follower di TG Smart News. Sono Erika Ferrari e oggi vi introduco un servizio da parte di un nostro spettatore, Nicola Comparato, che intervista Michele Gruzza. Buongiorno. Buongiorno cari telespettatori. Ci troviamo nella frazione felinese di Poggio di Sant'Ilario Baganza con il signor Michele. Michele, poi? L'azienda agricola Nonno Vito. Michele Gruzza, giusto? Michele Gruzza, sì. Famosissimo nella Val Baganza per le sue innumerevoli attività e per una sua grande passione, un sogno che è riuscito a realizzare da diverso tempo e che riscuote notevole successo. Allora Michele, prima di parlare di cosa si tratta, in cosa consiste il tuo sogno, parlaci un po' di te. Cosa fai nella vita, quali sono le tue passioni e come è nato il sogno Nonno Vito? Il sogno Nonno Vito è nato dalla bellezza delle piante che io non riesco a rinunciare e ho deciso di fare un investimento a Francofonte, in provincia di Siracusa, e comprare gli agrumeti del nonno che sono andati allo zio e poi li ho cominciati a ritirare io. Di diverso da loro, oltre a commercializzare gli agrumi, faccio anche dei trasformati per tentare di recuperare il più possibile, che ve li faccio vedere. Ok, ti seguiamo. Questo è il tuo mezzo di trasporto? Questo è il mio umile mezzo di trasporto. Hai solo questo? Solo questo. Ok, sarai orgoglioso anche del tuo mezzo di trasporto. Anche del mio mezzo di trasporto. Buongiorno. Allora. Oppala. Ora, ecco, questi sono i prodotti dell'azienda agricola Nonno Vito di Michele Gruzza di Sala Baganza. Esatto. Questo è il succo dei miei limoni, limone siracusano, senza aggiunta di conservanti, limone naturale. Poi ho la mia marmellata di fragole con le nostre fragole. Ah, quindi praticamente con i tuoi prodotti naturali facci poi trasformati. Poi abbiamo la crema di nocciolina dell'Etna che le abbiamo raccolte. Quindi hai un po' di tutto. Sì, un po' di tutto. Poca roba, ma poca ma buona. Poca. E la poi diventerà sempre di più. Speriamo. Crema di pistacchio. Ottimo. La marmellata di limone, stessi limoni del succo, pochissimo miele, miele di Sulla, che è un'erba che viene nei campi, la mia cosa preferita, il mio succo di tarocco, del mio tarocco, senza aggiunta di zuccheri. Molto interessante e invitante. La marmellata, la seconda ricetta modificata, sempre del mio tarocco, con dentro i pezzettini di buccia, che è fantastica. Marmellata di gelso, raccolti personalmente da me in contrada Vigna Principe. E la passata naturale di pomodorino, senza aggiunta né di sale né di conservanti. Ma da quello che posso capire e immaginare vedendoti con tutti questi prodotti e con il mezzo di trasporto, immagino che tu faccia anche consegne a domicilio. Faccio quasi esclusivamente consegne a domicilio, proprio perché io ci tengo la mia roba a portarla a casa io. Io fuori dal mio orario di lavoro, perché sono un operaio come lavoro principale, poi alla sera o le sabato e la domenica mi organizzo, faccio il giro e faccio le consegne. Adesso sono trasformati, quando cominciano gli agrumi, poi comincerò con cedri, pompelmi, mandarini, clementini, tarocco, nave, un po' di tutto. Ah, e per quanto riguarda invece fiere e mercati, tu partecipi a questo tipo? Sì, io partecipo a tutti gli inviti che mi fanno, adesso il 2 giugno sono a Cedonio, se ero al mercato a Felino quando avevo ancora gli agrumi freschi, adesso purtroppo non li ho, ho fatto la fiera a Parma e dove ho la possibilità di portare il mio gazebo, io se mi fanno un invito ci vado. E quale potrebbe essere un motivo per scegliere i prodotti di Nonno Vito? Ma solo esclusivamente perché li faccio con roba non maltrattata, roba tutta trattata con insomma non uso robe chimiche, tutto lì. Che al giorno d'oggi non è tanto. Adesso abbiamo appena fatto la settimana indietro la bioconcimazione con la pillo dell'Etna,
tranci di luppolo e del bio stallatico. Beh, comunque diciamo allora che a questo punto possiamo parlare anche di un progetto nazionale, perché comunque non è una cosa limitata alla Val Baganza e al tuo territorio. Beh, io purtroppo essendo da solo arrivo dove arrivo, non posso allargarmi, non ho neanche abbastanza roba per allargarmi, quello che posso lo faccio da solo. Ok, hai detto dov'è che hai la tua, cioè dove nascono i tuoi prodotti? I miei prodotti sono in Contrada Marci a Francofonte, in provincia di Siracusa, e un'altra parte in Contrada Vigna Principe, sempre a Francofonte, in provincia di Siracusa. E l'ultima volta che sei stato a Francofonte? Ho fatto la concimazione, ho tagliato l'erba e preparato le piantine piccole, addirittura gli ulivi appena piantati hanno già il fiorellino dell'ulivo, quindi immagino che qua a settembre almeno 50-60 litri d'olio dovrebbero esserci. Ma questo di recente, l'ultima volta che sei stato in Sicilia? Io sono stato la settimana indietro. Ah, quindi sei tornato da pochissimo. Appena tornato. Allora questi sono praticamente, come si suol dire, nuovi di zecca. Nuovi di zecca. Molto interessante quello che fai, vedo che lo fai anche con tantissima passione, sì, e ci passione. Metti davvero tanto cuore. La passione c'è tanta, vediamo come va. Va bene Michele, noi ti ringraziamo per la disponibilità. Ora saluto tutti e non vedo l'ora di assaggiare uno dei tuoi prodotti. Volentieri. Grazie Michele. Grazie a te, ciao. Grazie Nicola per aver fatto conoscere questa bellissima persona. E se anche voi, nostri follower, avete dei servizi interessanti da proporci, saremo lieti di poterle condividere qua. Da TG Smart News è tutto, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!